Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. E ragazzi, siamo in un posto spettacolare, siamo al mare su un bel po' di scogli. Sto per far volare il mio fantastico DJI Mavic Air. Ragazzi, qui verranno delle riprese veramente spettacolari. Mi dispiace solo un po' perché ci saranno molte interferenze e quindi io col radiocomando non riuscirò ad andare veramente molto molto lontano. Mi dispiace un po' per il vento, ma questo è il vlog del mese e quindi partiamo! Oggi live batteria del mio Xiaomi Mi 9 che sto testando e recensendo per il mio canale. Sicuramente voi già avrete visto il video, vi lascio il link qui in alto nelle schede se ve lo siete persi. Oggi dovrò fare un bel po' di cose, ma prima di tutto dovrò registrare delle clip per un video che uscirà sul mio canale ma che voi già avete visto. Clip terminate, video montato ed è quasi pronto per domenica. Stasera lo terminerò, ma adesso devo uscire, devo prendere due mezzi pubblici e quindi ascolterò tantissima musica con il mio Xiaomi Mi 9 e andiamo a vedere come va la batteria. Benissimo ragazzi, dopo aver ascoltato una ventina di minuti di musica siamo al 78%, sono le 11.41, mi sembra abbastanza adeguato come percentuale di batteria, quindi vediamo come evolve durante la giornata. Benissimo ragazzi, adesso sono in macchina perché sto aspettando la mia ragazza e andiamo a vedere un po' quello che è stato l'utilizzo giornaliero. Ho pranzato, sono le 16.56 e sono esattamente al 30%. Bene ragazzi, sono appena tornato a casa, il telefono è al 4% e sono le 7.35, quindi non è riuscito a portarmi alle 8, ma almeno è riuscito a portarmi a casa. Durante il tragitto per tornare a casa non sono riuscito ad utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità perché appunto era abbastanza scarico, ma tutto sommato ci è riuscito e sono abbastanza soddisfatto dalla durata della batteria, nonostante io abbia la luminosità sempre sparata al massimo e tutta una serie di sensori sempre attivati, ma di questo poi ne parleremo nella recensione. Anzi, voi avrete già visto la recensione, vi lascio il link qui in alto nelle schede. Bene ragazzi, dato che a casa c'è la mia ragazza, io adesso le ho dato il mio Xiaomi Mi 9 e andiamo a vedere un po' lei cosa ne pensa. Dato che è uno smartphone che non tutti conoscono, non è una marca così ancora conosciuta, almeno dalle ragazze eccetera, andiamo a vedere un po' lei cosa ne pensa. No, spegni. Sul serio? Non so che dire. Esteticamente è carino. Mi piace. Beh, aspetta, non riesco. Bene ragazzi, dato che a casa c'è la mia ragazza, puoi non parlare con questo tono, ti prego. Vabbè, la taglia incolla. Che incolla? Quello che hai detto prima. No. Allora, secondo me è carino, abbastanza maneggevole. L'unica cosa che non mi piace è che restano le impronte qui dietro. Ok, dopo la settima volta forse siamo riusciti a chiudere una clip senza ridere. Ditemi voi come in un vlog del mese potrebbe mai mancare un unboxing. Quindi andiamo. È arrivato un pacco enorme, quasi non ci sta sulla scrivania.